Ciao a tutti ragazzi e ragazze, di cosa parliamo stasera? Stasera parliamo un po' di quello di cui sta parlando tutto il mondo. Shakira e Piqué. You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep. Perché parliamo di Shakira e Piqué? Non per monetizzare, perché io ancora non monetizzo niente, perché sono agli inizi del mio canale YouTube, quindi nessuno mi può accusare del fatto che io sto facendo un video per monetizzare. E semplicemente perché sono particolarmente sensibile al tema dell'abuso, abuso a livello psicologico, fisico, bullying, sono tutte cose a cui io sinceramente mi ribello e che appoggio sempre naturalmente la parte più debole. Shakira ha subito umiliazioni pubbliche date da rifiuti in pubblico, proprio da parte del suo ex marito che lei ha appoggiato in tutti i modi, marito al quale ha dedicato 12 anni della sua vita, a cui ha dato due bambini bellissimi, Sasha e Milan. E vi sto parlando di una donna che ha messo da parte la propria carriera per poter stare in Spagna, diciamo appoggiando la carriera professionale del marito e mettendo da parte la propria carriera. Prima di iniziare il nostro video vi chiedo di mettere un like, di iscrivervi e di attivare la campanella. A voi non costa niente, per me è molto importante. Durante un riconoscimento a Piqué si vede Shakira che tenta di abbracciarlo e lui tirarsi indietro con indifferenza e dar retta a una persona che le sta a fianco. Shakira si asciuga le lacrime, tenta di dargli la mano e lui la tira via e si mette ad applaudire. Si continua a vedere Shakira che naturalmente cerca di dissimulare l'attenzione, ma colpisce comunque il fatto che continua ad asciugarsi le lacrime. Nel 2015 il Barcellona vince contro l'Atletico Bilbao ed è quindi un momento molto importante per Piqué. Naturalmente Shakira, che è sempre al fianco del suo uomo, era presente anche in quell'occasione, ma purtroppo anche in questo caso Piqué riesce ad umiliarla, alzandosi esattamente mentre lei tenta di baciarlo e di abbracciarlo, lasciandola sola per terra. In questo caso, proprio in questo caso, in questo video, si può vedere la faccia imbarazzata e delusa di Shakira. Ok, e adesso vi mostrerò un video dove Piqué scherza con violenza, scherza tra virgolette, io lo vedo come bullying, bullizza Shakira. Lei si vede che sta uscendo dalla sua stanza, dalla sua camera, da letto, penso, non lo so, e lui tiragli una pallonata nel petto a Shakira e dire: vediamo se a sto giro riesco a colpirla nel petto, se questo non è bullying, per me è bullying. E lei che dice ouch. E poi posta questo video nel suo Instagram e dice: questo è vivere con un calciatore. Ma direttamente. Via, poligrama da pulire. Un giornalista che ha sempre seguito molto da vicino le vicende di Shakira e Piqué ha ripostato questo post di Shakira su Twitter. E ci sono stati vari commenti e uno dei quali diceva: come può Shakira sopportare un idiota così? E in effetti, se ci pensate, è veramente un idiota, cioè uno che ti tira una pallonata sul petto, cioè che il marito è tuo marito, padre dei tuoi due figli, che dovrebbe essere un uomo amorevole, l'uomo che ti difende, che ti protegge, invece no, ti colpisce con una pallonata. Cioè non stiamo parlando di uno scherzetto, stiamo parlando di una pallonata. Quindi diciamo che forse è anche stata una gran signora Shakira. Io ho sentito dire, quando è uscita la canzone di Shakira, che è stata una cafona, ma in realtà il cafone è sempre stato Piqué. E anzi, forse Shakira avrebbe dovuto fare anche di peggio di quello che ha fatto, sinceramente, perché non è sufficiente, secondo me, una canzone
per vendicarsi, tra virgolette, di uno così. Io sinceramente penso che avrebbe dovuto veramente lasciarlo prima e forse mettere di mezzo degli avvocati già la prima volta che vedeva che, insomma, Piqué aveva questo tipo di atteggiamento, perché sinceramente è impensabile, insomma, che un uomo possa, cioè, ti possa umiliare pubblicamente così, bullizzare, trattare male. E se quello lo faceva pubblicamente, quello che io penso, quello che mi fa veramente più riflettere è che se un uomo arriva a trattarti così pubblicamente in casa, cioè in casa come ti tratta? Cioè è quello che io non riesco veramente a capire. In un altro video vediamo Shakira e Piqué arrivare all'aeroporto, lui vedere i giornalisti e lasciargli la mano, dire, cioè così proprio all'improvviso lasciargli la mano, probabilmente perché già era in una storia con Clara e doveva comunque far vedere che lui non era, cioè non era in buoni rapporti con lei, e quindi lasciargli la mano, andare a aprire la portiera ai bambini e lasciare lei così, cioè non aprire la porta anche a sua moglie, ma aprire solo i bambini, farsi il giro e entrare nella macchina, ok? Anche questo, voglio dire, non gli fa perdere punti solo come, diciamo, personaggio pubblico, se non come uomo, no? Perché comunque, sinceramente, è proprio un caffone, cioè... io non so, una donna come Shakira, con tutti gli uomini ci sono sulla faccia della terra, come abbia potuto veramente, e appoggio quello che è stato twittato, perché sinceramente avrebbe veramente dovuto potuto trovare veramente di meglio. E tra altre cose fa sempre parte comunque del discorso di abuso psicologico il fatto che lui doveva assolutamente approvare l'abbigliamento dei video che girava con i suoi vari diciamo le sue varie collaborazioni con altri cantanti uomini o donne che siano. Lui doveva scegliere l'abbigliamento, doveva essere approvato da lui, e sempre lui doveva accettare le collaborazioni con i cantanti, naturalmente uomini, e altrimenti lei non poteva assolutamente fare nessun tipo di partnership con nessuno, perché lui, per la sua gelosia, poi sappiamo tutti, no, com'è la storia dei gelosi. I gelosi come lui sono quelli classici gelosi che poi sono i primi a metterti due corna così. Infatti è stato dimostrato, no, perché lui era geloso, e poi alla fine ha fatto quello che ha fatto. E quindi, ragazzi e ragazze, attenzione a quelli gelosi psicopatici come lui, perché c'è sempre un motivo. Perché si dice, no, che praticamente, ma poi voglio dire, non è una cosa stupida, se tu ci pensi. Quando una persona è così attenta a certi dettagli, perché probabilmente è sa bene di cosa parla. Attenzione ai gelosi, ragazzi, ragazze, ok? Quindi anche questo faceva parte, diciamo, di quello che era un po' il subire a livello proprio passivo di Shakira. E nell'ultima foto, purtroppo non ho il video ma ho la foto che vi faccio vedere un articolo che è uscito qua negli Stati Uniti, è in spagnolo però è comunque negli Stati Uniti, dove si vede Shakira discutere su una barca con Piqué, il giornalista che comunque segue da sempre molto da vicino, ed è un giornalista di cui non ricordo il nome, mi dispiace. E dice che la sera prima Piqué era uscito proprio con Clara Cia, e per questo motivo lei stava discutendo con suo marito sulla barca. Questo era il 2019. Ultima cosa e poi vi lascio. Shakira come ha scoperto il tradimento di Piqué? Sembra una barzelletta, sembra una cosa inventata, eppure è una cosa vera. Shakira aveva in casa sua dei barattoli di marmellata. Cos'è successo? Che ogni volta che lei andava e tornava, quindi che andava via per lavoro e dopo un po' tornava, e trovava sempre questi barattoli di marmellata consumati, quasi finiti. Siccome appunto lei è una donna molto, molto attenta ai dettagli,
e ha incominciato a pensarci, no? Nel senso, i suoi figli non mangiavano la marmellata, lei non la mangiava e lui non piaceva così, non gli piaceva la marmellata, quindi per questo motivo avevano sempre questi barattoli, ce li avevano in casa ma nessuno li aveva mai usati. E piccolo dettaglio, ragazzi, i piccoli dettagli sono quelli che sempre ti fanno scoprire le grandi cose. Si è sospettita, perché questo era tipo la seconda o terza volta che andava via e trovava che i barattoli della marmellata erano sempre più consumati, perché poi uno incomincia a vedere, no? A vedere, dice vabbè, adesso mi ci metto e voglio proprio vedere, è così, cioè è capace uno che mette anche un segno, cose così. Anyway, cos'è successo? Che ha messo un investigatore privato a controllare la casa quando lei non c'era, e il signor che si portava in casa Clara Cia, la sua amante, e lei, che è golosa di marmellata, faceva fare la marmellata. Quindi da quello ha incominciato a capire che suo marito era un infedele, non solo infedele ma anche poco intelligente, perché uno che è veramente poco rispettoso proprio della propria famiglia. Ma cioè, non solo sei un traditore, la porti pure in casa tua e nel letto dove dormi con tua moglie. Fai veramente schifo, Piquet. Fai veramente schifo tu e tutti quelli come te. Quindi, da canzone te la meriti, e anzi, è stata anche una signora proprio a dedicarti solo una canzone. Spero che veramente ti faccia la guerra e che la vinca. Da parte mia c'è sempre appoggio per tutto quello che, ripeto, sono bullying, abusi fisici, abusi psicologici. Ragazzi, ragazze, ditemi cosa ne pensate di questa storia, e iscrivetevi, ragazzi, mettete i mi piace, condividete, attivate la campanellina, e ci vediamo prestissimo per un altro video. Muah!